questo salone delle feste del Circolo Birandello che puntualmente organizza delle cose per avere dei momenti di incontro, di crescita culturale e tante altre cose. Grazie a tutti i soci, grazie al Consiglio di amministrazione, grazie in particolare a Michele Cossentino e a Peppe Merlo, insostituibili collaboratori, grazie alla stampa che è sempre presente, grazie a tutti voi presenti, grazie a Pippo Veneziano che ci è venuto a trovare. Serata sarà straordinaria perché la musica, c'è qualcuno che dice che pulisce l'anima, e la pulisce dalla polvere della vita di ogni giorno. Quindi stasera puliamo la nostra anima con la musica magica di Raffaele Caltagirone. Sonore ed interpretative che lo stesso ha compiuto nel corso dei secoli. Ho aperto questo recital con un brano di Ennio Morricone, grande esordio, tratto dal film Mission con Robert De Niro. Ma facciamo un piccolo passo indietro, un salto nel periodo barocco. Parliamo di un musicista che ancora oggi è considerato il padre della musica classica, Johann Sebastian Bach. Un compositore che è persino attuale ai tempi nostri, quindi della musica intramontabile. Eseguirò una delle più note, oltre che espressive composizioni dell'intero corpus bachiano, il largo dal concerto in sol minore per violino, archi e passo continuo, BWV 1056. Thank you.
Tratto da una delle più importanti opere letterarie dello scrittore e realista Giovanni Verga, la cui trama si svolge in un paesino della Sicilia. Da questa è nata un'opera lirica composta da Pietro Mascagni. In ambito cinematografico ha fatto da sfondo a molte delle celebri scene della storia del cinema, ad esempio nel film Il Padrino parte terza. A voi l'intermezzo della Cavalleria Rusticana. Thank you.
banale. Meglio di ogni spiegazione è l'esperienza diretta delle emozioni che può svelare la poesia ad un animo predisposto a comprenderla. Questa è una citazione di Pablo Neruda, al quale fu dedicato un film ambientato nel 1952, dove lo stesso trascorre un periodo come esiliato politico in una piccola isola dell'Italia, abitata prevalentemente da una delle comunità di pescatori analfabeti. La musica è di Luis Bacalov, che vinse l'Oscar alla migliore colonna sonora. Sono passati 30 anni dall'uscita di questo film e purtroppo anche dalla scomparsa del suo attore protagonista, il grande Massimo Troisi, al quale voglio dare il mio tributo con appunto l'esecuzione della colonna sonora del film Il Postino. Solamente ispirarsi al tipo di musica che viene girata nel territorio in cui è registrato il film. Oppure potrebbe anche non avere un nesso logico, ma essere comunque presente. Il maestro di questa arte compositiva magnifica è stato il nostro Ennio Morricone, le cui musiche sono state usate in più di 60 film vincitori di premi internazionali. Grazie a lui, molte pellicole sono state investite da una magia musicale. Una su tutte, il film di Giuseppe Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso. Thank you.
1979, da un'idea di Giampiero Reverberi, noto compositore e direttore d'orchestra della scuola genovese, nasce un ensemble musicale italiano col nome di Rondò Veneziano, che si ispira alla musica barocca sposando sonorità del pop e del rock. Il vasto repertorio comprende brani basati su Vivaldi, Albinoni, Alessandro e Benedetto Marcello. Il tema del brano Odissea Veneziana nasce dall'idea di Dario Farina, cantante e compositore di musica leggera, ed era quella di parafrasare le prime note della toccata e fuga per organo in re minore di Johann Sebastian Bach, in maniera originale e allo stesso tempo orecchiabile per un pubblico commerciale. A voi, Odissea Veneziana. Rimanendo sul tema, un altro punto.
compositore che ha saputo accostare lo stile classico a quello pop è stato Carl Jenkins, dove con la sua opera Palladio, ispirata all'architetto rinascimentale italiano Andrea Palladio, ha concepito uno stile simile ad un concerto grosso per orchestra d'archi, ma dalle sfumature ritmiche del pop rock, a voi Palladio. Continuiamo.
italiano si è identificato anche nelle musiche latinoamericane, per esempio nel tango argentino, un tango nuovo e complesso, introspettivo e struggente, dove l'anima del tango argentino diventa la massima espressione del musicista Astor Piazzolla nel suo Oblivio, ovvero Oblivio. Thank you.
Per rimanere in tema di tango, vorrei citare un altro musicista importante, Carlos Gardel. È stato un cantante, attore e compositore francese naturalizzato argentino. Un personaggio di spicco nella storia della musica e del tango. Il brano è Por una cabeza, significato di come la corsa di un cavallo sia paragonato alla corsa della vita e all'amore per una donna. La musica è stata utilizzata diffusamente come tema musicale nel cinema, per esempio nel film Scent of a Woman, Profumo di donna, appunto, con Al Pacino. Adesso passiamo ad uno standard jazz composto da Django Reina e Stefan Grappelli. Minor Swing fu registrato per la prima volta dalle Quintette de Hautpleurs de France nel 1937 ed è considerata una delle composizioni più reinterpretate di tutti i tempi. Completamente senza sezione percussiva, il medesimo brano stupisce proprio per quanto riesca a trasportare l'ascoltatore con il ritmo incalzante delle chitarre ritmiche. Il brano comincia con un intro di chitarra e violino che fa così. Intervallato da frasi sempre più aggressive di contrapasso, per poi abbandonarsi al veloce e incalzante ritmo sincopato ternario del gips jazz. La parte solista di Reinhardt risulta a dir poco stupefacente, tenendo conto del fatto che il chitarrista svolgeva veloci e precisi fraseggi
solo con l'uso dell'indice e del medio della mano sinistra, poiché le altre dita erano state rese inutilizzabili a seguito di gravi ustioni riguardo in mezzo ad un incidente che aveva avuto da piccolo. A voi, Minor Swing. Dove avevano creato questo album nel 1976, My Spanish Hair, di ritmi sincopati che divertono e contagiano e di elementi di percussioni del flamenco. Era considerato uno dei più virtuosi utilizzatori delle tastiere elettroniche. Il suo incredibile genio continua a risplendere in questa composizione del suo sempre amato standard jazz. A voi, Armandos Rumba.
siamo a conclusione di questa serata. Io ho cercato di fare un excursus più veloce possibile, ovviamente, perché secondo me non è neanche bello dilungarsi con questo caldo. Quindi io mi approfitto innanzitutto per ringraziare il presidente Roberto Libero, il quale è sempre generoso ad invitarmi ad eventi culturali, tutta ovviamente l'associazione, poiché si promuove appunto a creare eventi culturali importanti nel territorio. Ma per finire vorrei invitare il mio carissimo amico Pippo Veneziano. Intanto Raffaele, a parte la conoscenza che ho con lui personale, ma ha dato un saggio veramente di stile, di tecnica, di virtuosismo e anche di spregiudicatezza, perché sinceramente affrontare un programma così complicato, da Bach a Chick Corea a Astor Piazzolla, non è cosa facile. E di colleghi, amici violinisti, ne ho avuti tanti nella vita, ma Raffaele rimane per brillantezza di suono veramente il migliore. Benissimo. Naturalmente non potevo, una volta che sono qui su questo tappeto, non omaggiare Roberto, con cui ho fatto tanto teatro, tanto palcoscenico, vedo di Ornella, vedo la moglie di Giovanni Cipolla, che era un operista, un appassionato, sapeva tutti i libretti a memoria, tra cui l'opera di Leoncavallo, che quest'anno è l'anno pucciniano, ma non si può non parlare di Leoncavallo, che era il suo diretto antagonista. Si sciarreavano, come si dice in dialetto, e compose l'opera Pagliacci, che è ambientata in un paesino della Calabria. E le uniche due volte nella mia vita che ho cantato questa opera pesantissima per il tenore Canio, che è quello che si infarina la faccia e canta Ribi Pagliacci. Ho cantato al festival appunto Leoncavallo, lì vicino a Cosenza, montato un fumo dove questo fatto di sangue avvenne, e poi in Sicilia al castello di Donna Fugata. La cosa brutta del protagonista di quest'opera è che deve uccidere due persone nel giro di un'ora, quindi nel finale nel giro di 10 minuti, sia lei che il suo amante, con una coltellata lì davanti alla scena, cose che non fanno parte del carattere un po' di tutti, ma che in quell'attimo è lo sfogo finale di un'opera corta, breve, ma intensissima, specialmente per i cantanti. Vesti la giubba, prego. Sì, tu riposati. Whoa!
Di orchestrazioni di roba sudamericana in generale dal Messico in giù si trovano solo a Buenos Aires. Tornato in Italia, naturalmente mia moglie diceva: come hai speso una cifra solo di basi superiore alla diaria che ci dava la Scala? Ma purtroppo era l'unica occasione della vita. Questo tango di Carlos Gardel, che era un baritono lirico prestato al tanghiero, è il dia che mi chieras, vediamo se mi ricordo le parole, e dopo io e Raffaele finiamo in bellezza. Vediamo. Suave murmullo e tu sospirare, uomo quiere la vita si tu ojos negros me quiere mirar, si tu es mi amparo e tu risa leve es como un cantor. Che me quiera
Celeste della suono del cielo, la cubierta se rosta, non spirerò il passare di un raggio misterioso, aranido in tu pelo, lucierna curiosa tenta, che eres mi antichi rielaborati nello stile moderno. Quindi, immerso ormai nella musica commerciale moderna, violinisti come David Garrett sono riconosciuti dalla critica per il suo repertorio di musica rock adattato all'orchestra, in particolare al violino, che tende nelle sue cover a sostituire le chitarre di artisti quali Brian May, ma anche le voci come quelle di Michael Jackson. In modo analogo hanno portato celeberrimi brani classici a tonalità più rock, come ad esempio L'inverno di Vivaldi in versione techno, appunto da me rielaborata. Quindi dalle quattro stagioni di Vivaldi, il primo tempo dell'inverno. Thank you.
del tenore Pippo Veneziano, di Pippo, io lo chiamo Pippo, abbiamo grandi ricordi assieme. E poi stasera sono particolarmente emozionato perché vedo tanti amici che mi ricordano tante cose. E perfino un amico d'infanzia, mi pare di aver visto l'ingegnere Paolo D'Arco. Che è venuto a trovarci. Io sono emozionato, vi ringrazio. Ringrazio Raffaele, ringrazio Pippo per la sua straordinaria amicizia. E poi vi auguro a tutti buone vacanze. Ma lo auguro buone vacanze ad una persona per tutti, dato che stasera la serata è stata dedicata alla musica. Auguro buone vacanze per tutti al maestro Beppe Smeraglia.